Gianni Colacione, undicesimo congresso di Radicali Italiani qui all'Ergife. Siamo in compagnia di Maria Rosaria Lomuzio, dico bene? Perfetto. Allora, Maria Rosaria l'abbiamo incontrata un anno fa, era in una spedizione, diciamo in trasferta, e mi ricordo che nell'intervista ci disse che era insomma quasi una prima volta, insomma si avvicinava al mondo radicale. È ritornata, esattamente. Allora, dopo un anno in qualche modo e questo congresso soprattutto, ormai siamo al secondo giorno, cosa ti sembra di questo mondo radicale e qualche impressione appunto del dibattito congressuale? Allora, io sono tornata dopo molti anni, dopo esperienze politiche diverse. Credo di essere tornata per molti buoni motivi e sono quelli fondamentali, nel fatto che io credo per esempio in alcune delle battaglie fondamentali dei radicali, come per esempio l'antiproibizionismo, sono convintamente antiproibizionista, come la necessità degli Stati Uniti d'Europa, insomma, la necessità dell'amnistia è un'altra battaglia che mi piace moltissimo, quindi ho moltissime buone ragioni per stare qua. Credo di averne moltissime anche buone per non starci, però. Perché se è vero che sicuramente gli obiettivi io li condivido pienamente, credo di non condividere assolutamente i metodi. Io me ne sono andata dal Partito Radicale nell'87. Sì, quando il Partito Radicale fece la scelta transnazionale e decise di non presentarsi più alle elezioni nazionali, e io quella scelta non l'ho condivisa e quindi me ne sono andata, e poi ho fatto altre esperienze politiche facendo anche l'amministratore della mia città. Quando sono tornata speravo di trovare, come dire, una situazione di agibilità politica maggiore. E in quest'anno in cui a Foggia abbiamo ricostituito l'Associazione Radicale Maria Teresa di Lascia, anche con grandi sforzi e con veramente la dedizione di alcune persone che si sono dedicate totalmente a questa cosa, rilevo però che quelle difficoltà che io avevo paventato nell'87 quando scelsi di andarmene, cioè tutto quello che io immaginavo che sarebbe successo del movimento radicale e delle sue battaglie, in realtà poi è successo. Perché se oggi in una situazione politica così complessa e così mutevole, in cui in Sicilia per esempio succede che più della metà degli elettori non vanno a votare e che però un 15% delle persone che vanno a votare danno un voto al Movimento 5 Stelle, un voto assolutamente che per quanto io non condivida assolutamente le scelte politiche, le idee politiche di questo movimento, però un 15% di persone in Sicilia è 15% di voto libero, cioè di voto non legato a logiche di partito, di connivenze, di corruzione o di quant'altro, quindi in Sicilia c'è un 15% di voto libero. Ecco, sicuramente un voto libero c'è anche nel resto d'Italia, e il fatto che noi come radicali non riusciamo a intercettare questo voto libero, secondo me abbiamo scelto di non intercettare questo voto libero, cioè abbiamo deciso di rimanere un movimento di nicchia, e a me è una cosa che non mi piace. Nelle ultime settimane c'erano state delle aperture, perché Emma per esempio aveva detto in una conferenza stampa non più tardi di qualche settimana fa, Emma Bonino aveva detto che i radicali saranno presenti con proprie liste a tutti i livelli istituzionali. In realtà poi questa cosa è rimbalzata poco all'interno del partito, cioè è stata molto discussa, diciamo, nella base del partito, però nel congresso io tracce di questa cosa non ne vedo. D'altra parte io ho molti dubbi su questa cosa, li ho già espressi pubblicamente, e cioè il fatto che perlomeno io vorrei capire perché per tutti questi anni non ci siamo potuti presentare nelle competizioni elettorali, cioè perché non abbiamo potuto partecipare alle elezioni nei nostri comuni, nelle nostre province, nelle nostre regioni, non abbiamo potuto partecipare alle competizioni elettorali politiche nazionali, e invece perché oggi lo possiamo fare. Che cosa è cambiato? Io non ci vedo molto di cambiato.
Rilevo un altro fatto. In questo anno le uniche due vere vittorie del nostro movimento le possiamo ascrivere alla presenza degli eletti. Quello che è successo in Lombardia e quello che è successo nel Lazio si deve unicamente al fatto che, guarda caso, c'eravamo. Cioè, in Lombardia c'era Cappato, nel Lazio c'era Rosso di Vita. E proprio la loro presenza all'interno delle istituzioni ha consentito di conoscere determinate cose, di farle conoscere. Se non ci fossimo stati, neanche queste, perché la polverina alla fine l'abbiamo mandata a casa noi, in realtà. Ecco, se non avessimo avuto quei due consiglieri regionali eletti, tutto ciò non sarebbe accaduto. Allora, voglio dire, apriamo gli occhi, no? Allora il metodo forse che abbiamo utilizzato finora è sbagliato, forse bisogna ripensare a tutta una serie di cose. Come pure bisogna ripensare, però questa cosa nel dibattito congressuale è già venuta fuori in qualche maniera, proprio alla struttura del partito, questa idea della galassia, no? A me ha molto colpito la relazione di De Lucia nel primo giorno. E soprattutto gli ultimi 10 minuti della relazione di Lucia, che sono stati pieni di pathos drammatici. Però in realtà Michele De Lucia dice delle cose giuste, dice che giustamente probabilmente questo sistema della galassia non funziona e bisognerebbe pensare a qualcos'altro. Io ho grande fiducia nella possibilità che in questo partito ci siano, in questo movimento, in questa associazione, come vogliamo chiamare. Io non ho paura di dire partito, a me la parola partito piace, non ho problemi. Credo che i partiti siano assolutamente indispensabili alla gestione democratica di un paese. Quindi questo partito, io credo che ci siano delle energie e delle forze in grado di ipotizzare anche percorsi alternativi. Quindi noi ci troviamo in una strana situazione. Allora, noi abbiamo un programma molto, molto serio, noi abbiamo delle idee molto chiare, degli obiettivi molto chiari che vogliamo raggiungere. Su questi obiettivi credo che siamo tutti d'accordo. Il problema, secondo me, è che non abbiamo gli strumenti adeguati per ottenere questi, e sugli strumenti non siamo tutti d'accordo. Maria Rosaria, a livello locale tu dici che mi hai detto che vieni da Foggia, c'è un'organizzazione appunto radicale a Foggia, un'associazione, tu sei iscritta, che entità e di che si tratta, cosa fate, quali iniziative fate? Allora, abbiamo avuto proprio l'attività, noi abbiamo rifondato l'associazione Maria Teresa di Lascia a gennaio dello scorso anno e abbiamo cominciato a fare un po' di attività politica sul territorio. Soprattutto abbiamo puntato il nostro interesse, per esempio, su alcune questioni come l'anagrafe degli eletti, il testamento biologico, cercando di coinvolgere le nostre amministrazioni, i comuni della nostra provincia, e poi stiamo facendo la battaglia in Regione Puglia per l'uso della cannabis terapeutica. Ecco, per esempio, qui noi abbiamo trovato una serie di difficoltà molto forti, perché? Per un motivo molto semplice, perché nel momento che l'associazione Maria Teresa di Lascia chiede ai consiglieri comunali di discutere in consiglio comunale del testamento biologico, no, del registro per il testamento biologico, noi ci dobbiamo rivolgere ad altri. Per cui io proprio, per esempio, mi sono incontrata con il presidente del Consiglio Comunale di Foggia, che è un PD, è un esponente del PD, mi sono incontrata con alcuni consiglieri del PD che si erano dimostrati con alcuni consiglieri di SEL che si erano dimostrati, come dire, interessati alla cosa, però in realtà poi non siamo riusciti a fare nulla, perché in realtà a loro queste tematiche interessano molto marginalmente o non interessano per nulla. Stessa cosa in Regione. In Regione, per la legge sulla canapa terapeutica, abbiamo chiesto, come dire, di supportarci per portarla in commissione ai consiglieri regionali di SEL, che erano quelli che avevano, come dire, più vicinanza con questo tipo di argomentazione. Anche qui però abbiamo trovato una chiusura totale. In realtà il problema è proprio questo, cioè, perché io di un'associazione radicale, nel momento in cui voglio fare un'azione politica sul mio territorio, non devo avere un referente mio
che mi appartenga, che appartenga alla mia storia, al mio movimento, a cui portare le mie proposte o a cui chiedere di fare determinate battaglie. Se noi avessimo avuto anche un solo consigliere comunale radicale, probabilmente oggi il registro per il testamento biologico ce l'avremmo, o comunque se non ce l'avevamo eravamo andati in consiglio e ce l'avevano bocciato, ma comunque l'azione politica c'era stata. Stessa cosa per la cannabis terapeutica: se avessimo avuto un consigliere regionale radicale in Puglia, probabilmente oggi di questa cosa si sarebbe già discusso in consiglio regionale. Ecco, questa è la difficoltà, è proprio agibilità politica, semplice agibilità politica che non c'è. Quindi Maria Rosaria, in qualche modo tu ti auguri, insomma, che sia facilitato da parte del partito la partecipazione anche appunto a eventi elettorali amministrativi, quindi insomma comunali, regionali, poi provinciali, con quello che rimarrà delle province, cioè quindi uno stimolo maggiore e quindi possibilità anche per quanto riguarda candidature, il marchio e così via. Sì, io me l'auguro, anche se sono consapevole che tutto ciò è molto molto complicato, perché se per decenni abbiamo fatto questa scelta di stare fuori, oggi non è che torniamo da un momento all'altro e ci riorganizziamo, cioè voglio dire, in molte parti del territorio le associazioni non ci stanno neanche più. Non è facile ricominciare da capo. Io dico sempre, le nostre battaglie sono delle battaglie di nicchia, ma non perché siano, come dire, costituzionalmente di nicchia, sono di nicchia perché le persone non le conosce, la gente non ci conosce, in realtà non sa chi siamo. Quando parli di radicali, le persone conoscono Marco Pannella, ricordano i digiuni, la legge sul divorzio, cioè le grandi battaglie delle stagioni civili, però in realtà di che cosa faccia poi il Partito Radicale, la Radicale Italiana, la gente non sa assolutamente niente, perché il problema non è solo il fatto che noi non passiamo in televisione, perché innanzitutto oggi c'è il web che offre delle possibilità di comunicazione incredibili e in qualche maniera Grillo ce l'ha dimostrato coi fatti. E poi, secondo me, il radicamento sul territorio, il contatto quotidiano con le persone sul territorio fanno molto, fidelizzano, e noi questo non ce l'abbiamo, perché noi facciamo politica sui territori quando ci sono le associazioni, facciamo i nostri convegni, le manifestazioni, i tavoli, le raccolte di firme, queste cose qua, però poi nel momento clou, no, nel momento dell'elezione, noi scompariamo. Allora anche queste persone che noi abbiamo in qualche modo contattato, fidelizzato, così, per loro noi in quel momento non ci siamo più e quindi loro si rivolgono ad altro e noi scompariamo. Maria Rosaria Lomuzio, una voce radicale da Foggia, ti diamo appuntamento su liberi.tv per questa intervista e le altre. Grazie.